Consideriamo in questo nuovo video le esperienze mistiche di Maria d'Ogny, beata che ispirò il movimento delle beghine. Maria fu gratificata da visioni straordinarie. La santa trascorreva molte ore, anche notturne, davanti all'Eucaristia. Ascoltiamo alcune esperienze spirituali tratte dalla Vita Latina di Maria d'Ogny, scritta da Giacomo da Vitui. Libro primo, capitolo 9. La vita di Maria d'Ogny è tutta e soltanto preghiera. Quanto macerava il suo corpo con i digiuni, tanto il suo spirito, fatto più libero, ingrassava nella preghiera. Col digiuno il corpo si assottigliava, mentre l'anima trovava in Dio una consolazione maggiore. Ottenne infatti da Dio la grazia dell'orazione così grande e speciale che di giorno e di notte non staccava mai, o di rado, il suo spirito invincibile dalla preghiera. Pregava infatti senza interruzione, invocando Dio nel silenzio del cuore, oppure dando voce al suo sentimento con la recita dell'ufficio. Dall'altare del suo cuore il fumo aromatico ascendeva di continuo al cospetto di Dio, tanto che, anche mentre lavorava manualmente ed era impegnata in occupazioni materiali, e le sue dita tenevano il fuso, teneva il salterio davanti a sé, da cui cantava dolcemente i salmi al Signore. E con questi, quasi fossero delle chiavi, teneva il suo cuore unito a Dio, affinché non divagasse in modo ozioso. Quando pregava Dio in modo speciale per qualcuno, con una certa mirabile esperienza le rispondeva interiormente. Compenetrato in Dio con il grasso della devozione, quando il Signore le concedeva ciò che gli aveva chiesto, il suo spirito si robustiva dolcemente nell'orazione. Dal suo stato di elevazione o abbassamento spirituale, ella comprendeva perfettamente se era stata esaudita oppure no.